qua, benvenuti nel mio bagno. Lo so, qui c'è una cosa che io amo perché è lo specchio intero, ma voi vedete, dritto dritto, uces, lo so, e mi dispiace, cercherò di trovare una soluzione a tutto ciò, ma nel frattempo, questo è lo sfondo. Avevo pensato di prendere un pannello, come si chiama? Sì, insomma, un divisore, non mi ricordo adesso come si chiama, da mettere qua dietro, così mi posso muovere in tutta tranquillità senza che voi vediate questo sfondo orribile del mio bagno. Allora, come siete, io poi apparecchio, capito? Allora, che vi volevo dire? Vi volevo dire che siamo qui con questa location. Perché voglio provare questi stasera. Allora, questi sono due guantini struccanti. Due guantini struccanti che io ho trovato a Noel Maurice a Dattico Tap. Allora, io volevo comprare un panno struccante da tantissimo. Ho letto mille recensioni, cose. Voi avete presente quando non vi entra mai nell'occhio, alla fine non lo comprate mai? Io. Oggi invece l'ho trovato a 3,50 euro questi due a Dattico Ta e ho detto perché no, li voglio provare e quindi li proveremo. Ma questo non ce ne frega niente perché tanto è per capelli, quindi non ci interessa. Ma oltretutto ho comprato delle crema 100% bellezza nature, maschera viso detox per pelle grassa o impura, senza oli minerali, rimuovere impurità e le tossine, libera i pori per una pelle liscia e fresca. Argilla verde e tè verde. Questa qua ho pagata una cosa come tipo 90 centesimi. E poi ho comprato questo BioLis Natural Green Selection Argan Sierra Effect Lifting. Scusate ragazzi, mi sono svegliata stamattina alle 6 e mezza e sono finita. Con 98% di ingredienti Nature B-Oil Complex. Eccolo qua. Sì, non c'ho un'unghia tanto per cambiare, a me manca sempre una. Formula verde rispettosa. Vi faccio la lista perché c'è una lista di no infinita. No parabeni, siliconi, oli minerali, petrolati e paraffina, tiazolinoni, propi, non ci leggo niente, propilene, glicol, etanolammine, SLES, ALES, SLS, poliquaternium, acrilati, è impossibile leggere scritte, colori sintetici, ftalati, EDTA, policiclic max, retinolo e derivati animali. C'è niente praticamente. Vabbè, non c'è niente. E quindi ho comprato anche questo siero che testeremo e proveremo, sperando che faccia una cucita meglio dell'ultimo perché questo, con questo di The Ordinary, questo lineamide, mi sono trovata malissimo, mi fanno uscire tutte le imperfezioni, quindi mi è dispiaciuto un sacco perché mi piace molto come marchio, ma no. Quella da persone serie è questa proprio da ovino di Pasqua, mi arpa di molto, mi arpa. Ragazzi, scusate, ma ormai mi dovete prendere come so e che se vuole fa, mamma mia. Allora, prendiamo questo, come si chiama, che volevo dire, questo panno uno solo. E va usato bagnato, quindi adesso lo andiamo a bagnare. Bagnato. Io poi avevo una mezza idea di metterci, comunque di bagnarlo con un mio struccante, perché solo con acqua. Quindi andremo, visto che ce l'ho ancora in quantità industriale, a bagnarlo con questa acqua micellare, strucca, purifica, opacizza, fa tutto di Garnier, tutto a fare.
andiamo a un po' alla caniscazzo, come si dice, strizziamo perché se no me la tiro sotto faccia, e andiamo all'opera. È solo che bianchi così io non li posso mettere in barchina perché sennò poi mi ci strucco, perché mi irrito la pelle, però bianche così io me lo volevo dire, ma secondo me durano a Natale e Capodanno, Comunque, devo dire, questo è un po' dura la parte, però è comoda per fare questa parte qua. Però, si mangiano troppo, capito? Torna al... Allora, una prima parte ce l'abbiamo fatta, forse secondo me l'ho bagnato troppo con l'acqua micellare. Andiamo a vedere di qua. Lo so, non so che è proprio un bellissimo spettacolo da vedere struccate. E poi c'è scritto che di bollire almeno una volta al mese in acqua, ma secondo me lo andremo a bollire anche prima di un mese. In realtà ora voglio vedere se si possono lavare, prima a fa così, non so, capace io te ricevuto dentro, pessima proprio, pessima, però cavolo, strucca veramente bene. Ma non l'avrei mai immaginato. Ora da portatile non so quanto è comodo, perché comunque lo dovresti teoricamente lavare, però cavolo, strucca veramente bene, cioè raga, boh, bellissimo, questo non sfogo che passerà mai. Io in continuazione, appunto, per un altro c'ho sempre. Stavo pensando se c'è qualche modo per lavarle nel microonde. Io però il mio problema grosso è il mascara. Lavarli nel microonde, magari tipo 5 minuti in acqua, in una ciotolina con l'acqua e sapone. Ci proveremo. Queste varianti di lavaggio le studierò, visto che l'ho comprato oggi, insomma, come dire, avrò anche tempo. Poi sta diluviando. Adesso proviamolo a lavare. Credo che basti un po' di sapone, no, non lo so, io provo con un po' di sapone per le mani. Se non avete quello di Tiger, non so se funzionerà lo stesso, ma va bene. Vediamo un po', ma aspettate un po', no vabbè, stiamo scherziamo. Ha buttato fuori un sacco di nero, che poi è quello del mascara sostanzialmente, della matita. No vabbè raga, ma scherziamo? A parte è iper facilissimo da lavare, iper facilissimo, credo non averlo mai detto mica mia, sto facendo un video bellissimo. E cioè è tornato bianco, non ci credo, è rimasto sì, forse un leggero alone, ma ora lavato così, non ci credo, cioè no vabbè, è tornato bianco, fantastico, cioè fantastica questa cosa, ma veramente fantastica. No, cioè no vabbè, ora lo strizzo bene, no, che altro non vorrei ci manca il sapone appunto qua. Anzi, questa è la svolta questo cosino, no vabbè, troppo felice. Volevo provarlo anche ora, domani sera magari lo provo senza struccante, però secondo me col struccante poi lo tutto zan. Ah, questo lo appendiamo qua e per domani è asciutto. Io tra l'altro ho il viso asciutto praticamente. Quindi adesso andiamo a farci un po' di scrub. Intanto vi faccio vedere anche l'applicazione della maschera.
non è una come si dice, una, non faccio vedere che non è sangue rosso, ecco, vedete, cioè non cola niente, non c'è niente che troppo bello. Mi sciacquo, arrivo. Mamma mia, no vabbè, fantastico. Soprattutto perché comodissimo da portare dietro, non devi portare niente. Se vuoi portare un po' d'acqua micellare, ma una boccettina piccola. Quindi non devi portare cotoncini, non userai mai più i cotoncini. Bene, bene, bene. Adesso andiamo a fare questa maschera. Applicare, lasciare agire 15-20 minuti e rimuovere, va bene, rimuoveremo. Rimuoveremo. Adesso andiamo ad applicarla prima di pensare a come rimuoverla. Avevo bisogno di una maschera perché è veramente, perché io sono proprio imbarazzata in questo modo. Oh, cioè era veramente tanto e non mi rifacevo una maschera. Poi tra l'altro ho ritirato tutte fuori le mie maschere che avevo, perché erano tutte tra le cose del trasloco e non le avevo più tirate fuori, quindi adesso le ho tirate tutte fuori. Ma ha un odore buonissimo, sento un sacco il tè verde, ha un odore veramente buonissimo. Scusate, mi zitto un attimo e applico, forse è meglio. Qua, maschera applicata anche dove non dovevo, non importa, che tra l'altro è abbondantissima, a me mi è avanzata, non so se vedete, un bel po', ora la vado a mettere in una jar. E niente, io adesso aspetterò circa 20 minuti, anche mezz'ora, mi piace tenerle anche un po' di più le maschere, perché sì, la mia pelle sarà ben sistemata, con questi denti giallissimi tra l'altro, non posso vedere. E niente, questo era tutto, la mia grandissima sorpresa ragazzi, per 3,50€ due guantini fantastici, fantastici, fantastici. Quindi io molto soddisfatta, vi mando un bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per vedermi sempre così in anteprima, perché non è da tutti. Andatemi a seguire su Instagram, tutte le informazioni le trovate nell'info box. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video.